adesso faremo una spiegazione di come alzare la ruota di dietro con la vostra bici o la vostra graziella che avete in casa. Primo step: premere il freno davanti, mettersi con il pettorale verso lo sterzo e andarla ad alzare. Chi ha più paura, invece di mettersi proprio sullo sterzo, si metta più o meno un po' più indietro dello sterzo, perché ha paura di accappottare in avanti. Cosa bisogna fare? Bisogna dare due pedalate con il peso in avanti e premere il freno. State attenti a tenere le braccia completamente dritte per poter alzare. Vi faccio un esempio. Adesso io sono a questa velocità e andrò a premere il freno davanti con braccia tese e messo in avanti. Mi faccio adesso sia messo in avanti, sia messo più indietro, avanti. Senza fare nulla, si è alzato. Adesso proverò ancora là, mettendosi più indietro, perché ha paura di andare più indietro, portare in avanti, cioè andare in avanti. Sono stato qui, fermo, sopra, no, diciamo sopra, un po' più indietro dello sterzo, però sempre stando fermo. Poi, per chi vuole alzare di più la ruota, cosa deve fare? Deve piegare le gambe. Può sembrare una cosa, diciamo, inutile piegare le gambe, ma in realtà ci serve per evitare che la ruota si alzi o troppo poco o troppo in alto e poterla andare a controllare. Quello che bisogna fare è mettersi sempre in avanti con le braccia tese e piegarsi con le gambe quando la bici si sta alzando indietro, cioè qui quello che dicevo prima è per avanti. Quando si sta alzando la ruota, noi andiamo a piegare le gambe, noi dobbiamo sempre rimanere fermi con le gambe, non ci bisogna spostare. Adesso altra cosa da fare è poter controllare la ruota di dietro in aria. Vi potete utilizzare come esercizio un semplicissimo marciapiede che si ha o nel vostro garage oppure nella vostra nel vostro giardino. Cosa si deve fare? Si deve andare a, quando si arriva a si va si arriva con frenando con il freno di dietro, cosa bisogna fare? Piegare le gambe come ho spiegato prima e poi andare a spostare con il vostro bacino e le vostre gambe verso il marciapiede. Vi faccio un piccolo esempio. Cosa da fare? Avete visto? Io cosa ho appena fatto? Io piegandomi con le gambe e con il busto e con le gambe ho spostato la ruota di dietro verso il marciapiede. Quindi il movimento che ho fatto è alzare. In questo caso io sono mancino, quindi tengo. Ho alzato la ruota di dietro e poi ho spostato con le gambe, con i piedi, mettendoli in questa posizione, li ho spostati e in questo modo sono riuscito a leggermente. Quindi la cosa che si andrà a fare è alzare la ruota indietro e con le gambe bisogna andare a spostare la ruota indietro più a sinistra o più a destra. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale e lasciate la campanellina. Poi scrivetemi nei commenti che spiegazioni volete fatte. Ciao ciao!